e benvenuti sul canale Airguns Dilettanti. Il mio nome è Pilar e sono appassionata di armi ad aria compressa. Ercole e Ferruccio mi hanno coinvolta in questo progetto di sfida fra due armi ad aria compressa Spring. Eccole qui. Beirauch HV-30S. Jana F21 Panther. Eccola HV-30S col calcio in legno, calciatura in legno. L'ottica che è stata montata è una Nikko Stirling 4950. La posizione della sicura traversa qui è una posizione un po' sinceramente scomoda, perché spesso quando uno si dimentica di disattivarla prima dello sparo si deve un po' scomporre per disattivarla. Lo scatto è uno scatto record regolabile, che è ben conosciuto, di qualità. Il peso con l'ottica è di circa 3380 grammi e la lunghezza complessiva è di 990 mm. La lunghezza della canna è di 395 mm. Ecco la Diana F21 Panther. Anche su questa carabina sono state tolte le mire ottiche ed è stata montata un'ottica Nikko Stirling Mountmaster 41250. La posizione della sicura qui è sul fondo ed è in posizione più ergonomica per la sua suo disinserimento. Lo scatto è uno scatto T05 ed è uno scatto abbastanza valido, diciamo. Il peso di questa carabina è di 3800 grammi, però bisogna ricordare che qui c'è montato un compensatore di volata che da solo inciderà per circa 500 grammi, per cui il peso è del tutto comparabile alla vera AUG di prima, cioè intorno ai 3300 grammi. La lunghezza complessiva dell'arma è di 1020 mm e la lunghezza della canna è di circa 420 mm. La prima parte delle prove l'abbiamo fatta al poligono casalingo di Ercole in Campania. Ecco il banchetto autocostruito, il bersaglio a 25 metri, il diametro del nero è di 26 mm. Abbiamo fatto delle prove cronografiche. Entrambe le carabine mostrano una certa variabilità nella velocità, con un campo dell'ordine di 10 metri al secondo, e quindi questo riflesso nell'andamento dell'energia che va da 6 a 7 joule. Con ognuna delle carabine abbiamo utilizzato tre tipi di pallini: gli Exat da 0,547 grammi, i JSB RS da 0,475 e il finale Match Light da 0,51 grammi. Entrambi abbiamo fatto 6 cartellini da 5 tiri, 2 carabine per tre tipi di pallini. Lo stesso programma di prove è stato ripetuto da Pilar alla linea 25 metri del tiro a segno di Milano. Pilar ha utilizzato la sua HW30 con calcio in polimero. E successivamente la F21 Panther di Ercole. Ecco la F21 Panther. È da notare che Pilar non aveva mai praticamente tirato ai 25 metri al banco. Ecco i risultati ottenuti sovrapponendo i tiri dei tre tiratori
eseguiti con lo stesso tipo di pallino. Per valutarli è opportuno guardare soprattutto le dimensioni del raggruppamento perché per facilitare lo svolgimento delle prove non si è badato più di tanto a andare nel centro. Con la HW30S i raggruppamenti più ravvicinati si sono avuti con i pallini JSB, meglio gli RS degli Exact. Con la F21 sempre buoni risultati con i JSB Exact RS e molto simili, forse quasi meglio per certi aspetti, con i finale match. Confrontando i risultati ottenuti con le due carabine e lo stesso tipo di pallino, c'è da dire che la F21 non sfigura affatto nei confronti della HW30S. E considerando il fatto che questa carabina costa circa la metà della Weihrauch, la conclusione è che la F21 rappresenta una soluzione con un rapporto qualità-prezzo molto buono. Allora, Pilar, da questo confronto che impressione hai tratto? Allora, mi sono piaciute ovviamente tutte e due perché come appassionata di armi, però questa qui trovo che il rincuno è più morbido della mia, diciamo, della Weihrauch che uso normalmente. Sembra un po' più lunga, però questa è semplicemente un'impressione, quindi forse per me, come femminuccia, un po' più maneggevole la Weihrauch. Però come carica, questa qui mi piace di più, perché diciamo, dopo aver sorpassato diciamo, la bottarella finale che bisogna dare sulla canna, all'inizio poi è facilissima, è molto molto leggera, mentre la Ecco, mia... diciamo che qui trae un po' in inganno quella specie di compensatore di volata che è molto pesante, che io gli ho Sì. messo Che magari sposta il peso tutto in sciaguratamente. Sì, lo avanti. sposta un po', dà un po' quest'idea di... Però Però non è... una Questo volta è... in appoggio Sì, no, non non pesa. cambia No, poi tra molto. l'altro comunque non pesa assolutamente, nel senso che sono tutte e due leggerissime, tutte e due hanno un buon peso, specialmente per noi donne che magari ci avviciniamo a questo sport. Ecco, e come scatto, come l'hai trovata? Lo scatto mi piace, è molto morbido. Con la E mia, forse la mia è un po' più la dura. reazione allo sparo? Il famoso rinculo, questa è più morbida. Sì. Quindi no, non hai avuto una cattiva No, impressione da questa assolutamente, ho carabina? avuto un'ottima impressione, ottima impressione. Forse quella cosa che mi ha più fatto innamorare è il fatto che appunto la carica è più leggera. Allora, Pilar, di questa carabina sai tutto. Sì, è quasi un anno che la uso, forse ad ottobre dell'anno scorso, togliendo purtroppo i mesi Covid. Se Bellissima. dovessi sintetizzarla con tre pregi, cosa diresti? Comoda, potrebbe essere un aggettivo, Sì. bella soprattutto e poi precisa. Bene. Perfetto, lo scatto, anche quello ti Lo trovi scatto sì, bene? mi trovo bene, il Scatto rinculo anche ho record. imparato a Quindi reggerlo gestirlo. e anche la carica, ormai ho fatto i muscoli, quindi la amo, se un'arma si può amare la amo. Va bene, grazie. A voi.